Secondo lei, perché Ambrosoli è stato ucciso? Questo è molto difficile, io non voglio sostituirmi né alla polizia né ai giudici. Certo era una persona che in termini romaneschi direi se l'andava cercando. Succo dell'esempio di mio papà, che è un esempio bellissimo di come si possa stare al mondo, è che sempre ci è data la possibilità di decidere. Papà ha deciso di essere se stesso fino in fondo, ha scelto di essere il cittadino che voleva essere, di essere l'uomo che voleva essere, il padre che voleva essere, il professionista che desiderava essere. Ha vissuto fino in fondo la propria vita. Pasolini ha avuto molti processi. Con l'occhio di oggi, lei pensa che Pasolini era un perseguitato? Ma vede, lui andava cercandosi dei guai, per la verità. Non parla adesso della sua opera, ma anche un po' della sua vita spicciola. E allora è chiaro che sia stato, a mio avviso, un po' forzato, sia il dargli addosso giudizialmente. In fondo ci sono delle persone di cultura che vanno giudicate dalla storia e dal tempo, più che non dagli strumenti che sono validi per la gente comune, così. Però è stato anche molto esagerato, a mio avviso, il volerne fare una specie di simbolo politico, anche perché, fra l'altro, quelli stessi che lo erigevano a simbolo poi si trovavano contraddetti dalla medesima attività. Pasolini andava preso per come... Paolo scopriva i grandi temi, le grandi tematiche della politica italiana, di cui buona parte è valida anche adesso. Queste tematiche non solo non erano capite, ma erano rifiutate con direi furia isterica e convinzione, come credo davanti a dei pericoli di cui si dovrebbe sapere, ma si vuole scartare. E parlo dell'omologazione, ma persino, non so, persino il dimostrare, il dichiarare che non avrebbe, e questo lo dimostrò pochi mesi prima, mai potuto rifare a Catone, perché le facce di ladruncoli onesti, ma soprattutto facce che esprimevano ed avevano la proprietà dei loro stessi lineamenti, cioè che non si erano mercificati, questa stessa dichiarazione, che era una dichiarazione tremendamente politica e che riguardava per esempio l'omologazione, lo fece proprio cambiare per un pazzo, lo trattavano per un pazzo.